a Chiavari per Virtus Entella Perugia Enzo Melillo. L'allerta meteo arancione in Liguria dalle 6 di stamane sino alle 13 di domani per l'arrivo di forti piogge ha portato al rinvio di diverse manifestazioni all'aperto, ma qui al comunale di Chiavari Entella Perugia si gioca. In questo momento non sta piovendo. L'Entella, settima con 40 punti insieme allo Spezia, cerca una vittoria con gli Umbri per consolidarsi in zona playoff e continuare a coltivare sogni di promozione. La squadra di Aglietti è priva degli infortunati Belli e Jadid e giocherà con un 4-3-1-2 che vede Iacobucci in porta, Jacoponi, Ceccarelli, Pellizzere e Keita in difesa, Troiano, Palermo e Sestu a centrocampo con Costa Ferreira rifinitore alle spalle delle punte Masucci e Di Carmine che è un ex. L'Entella vuole dare continuità al successo di sabato scorso in rimonta in casa della Provercelli per 3-2 e ha vinto le ultime tre partite in casa di cui 2-4-0 con Ascoli e Trapani. A provare a sbarrare il cammino ai chiavaresi il Perugia di Bisoli, tredicesimo a quota 34. La squadra umbra vuole tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta interna con il Trapani. Senza gli squalificati Belmonte e Della Rocca e gli indisponibili Drolè, Fabinho, Guberti, Parigini e Taddei, il Perugia andrà in campo con un 4-3-3 formato da Rosati fra i pali, Milos, Volta, Mancini e Del Prete in difesa, Rizzo, Percice e Spinazzola a centrocampo, Aguirre, Bianchi e Molina in attacco. Arbitra il Luzzi di Molfetta che sostituisce Chifti, il direttore di gara designato inizialmente. Studio. In fallo laterale proprio davanti alla panchina del Bari. Entella in vantaggio, settimo minuto, Masucci sugli sviluppi di una punizione battuta da Costa Ferreira. Pertanto al settimo e 23 secondi a Chiavari, Entella 1 Perugia 0. A voi la linea. Grazie, tra poco andremo a Chiavari, si esaurisce questa risposta da parte del Lanciano, il pallone arriva dalle parti di Tonucci che fa ripartire il Bari, settimo minuto, Lanciano 0, Bari 0, Chiavari. Sì, come dicevamo appunto al settimo e 45 l'Entella è appena passata in vantaggio, c'è stata una punizione dalla tre quarti battuta dal rifinitore dell'Entella, il portoghese Costa Ferreira. Perfetta la parabola piovuta in area e si è fatto trovare prontissimo Masucci che ha portato in vantaggio l'Entella siglando la sua settima rete in campionato. Intanto ora è però il Perugia che prova con Rolando Bianchi di testa a impensierire il portiere dell'Entella Jacoponi. Ma nulla di fatto, il cross era stato del numero 20 Percic, era stato lasciato solo l'attaccante Rolando Bianchi, tanta serie alle spalle, ricordiamo 77 reti con la maglia granata del Torino, ma il suo colpo di testa è terminato fuori. Ottavo minuto, 30 secondi del primo tempo, Entella 1, Perugia 0, la linea va a Terni. Tredicesimo e 19 qui a Chiavari, Entella 1, Perugia 0, ma il Perugia è andato vicinissimo pochi secondi fa al pareggio. Spinazzola ha colpito una traversa, un poderoso tiro di sinistro di Spinazzola dal limite che si è stampato sul montante, sulla traversa della porta difesa da Jacoponi. Entella ha accusato il colpo, si è spaventato, ora si sta rinserrando, manovra sulla fascia sinistra con Keita adesso in avanti, poi il contrasto a centrocampo tra Percini e Costa Ferreira. Adesso è il Perugia in possesso di palla sulla destra del Prete che cerca di imbeccare Bianchi, fa da ponte di testa Bianchi per il compagno a corrente Molina che ha agito da centrocampista esterno di sinistra su richiesta del tecnico Bisoli. Adesso ha provato con un cross, ribatte però Ceccarelli di testa, si lotta a centrocampo fra Percic e Costa Ferreira, alla meglio il perugino. Ora riprende la formazione umbra dalla sinistra, Milos che mette al centro di testa dove non c'è nessuno, palla fra le braccia di Jacoponi. 14 minuti 24 secondi a Chiavari, Entella 1 Perugia 0, Terni. Per sfruttare la superiorità, attenzione, il pareggio del Perugia, il numero 20 Percic con una bordata dal limite dell'area, pertanto pareggio 1-1 fra Entella e Perugia al 41esimo del secondo tempo. A te la linea. Siamo al 42esimo e 37 secondi, come ricordavamo poc'anzi il Perugia ha appena pareggiato con un bel tiro di Percic dal limite, un destro che si è insaccato al fil di palo alla destra del portiere Jacobucci. Deve recitare il mea culpa però l'Entella perché ha lasciato troppa libertà al centrocampista franco-bosniaco del Perugia che aveva intercettato palla a centrocampo, si è involato indisturbato fino al limite dell'area e ha fulminato Jacobucci con un tiro sul quale il portiere è rimasto sorpreso. Adesso si lotta a centrocampo, una fase confusa
È il Perugia però che ora viene fermato dal capitano dell'Entella, si tratta di Staiti di Palermo, scusate, e adesso il Perugia che manovra sulla destra, viene chiuso adesso Percic, il goleador, c'è Zapata che lotta ma si spegne l'azione del Perugia, 43esimo, 25 secondi, Entella 1, Perugia 1, linea terna. Proprio nel attenzione tentativo... rigore per l'Entella per fallo su Palermo, tra poco riprenderemo la linea, scusa. Sentiamo Melillo da Chiavari. Sì, c'è stato un contatto fra Percic e lo stesso Palermo in area, siamo in pieno recupero, deve essere il secondo minuto di recupero, adesso sul dischetto c'è Caputo, Caputo contro il portiere Rosati, è tutto pronto per la battuta di questo calcio di rigore che può decidere l'esito della partita. È pronto il cannoniere dell'Entella con 10 reti messe a segno. Il calcio di rigore assegnato per l'intervento di Percic che aveva pareggiato per il Perugia. Parte la rincorsa di Caputo, il destro e il gol sotto la traversa. Entella 2, Perugia 1, a voi la linea. Pescara 2, Ascoli 2, linea Lanciani. Attenzione finale a Chiavari, Entella batte Perugia 2-1, reti di Masucci al settimo del primo tempo, pareggio di Percic al 41esimo della ripresa e Caputo su rigore per l'Entella al 47esimo, a te la linea.